Buonasera a tutti i lettori della provincia di Varese. Questa videoedicola, quella di oggi, è una videoedicola molto particolare. Particolare per il posto in cui ci troviamo. Siamo a Bruxelles, siamo precisamente davanti alla fermata metro di Etanoir, la fermata che porta all'interno del quartiere di Molenbeek, un quartiere che in questi giorni è sulla bocca di tutti. Siamo qui un po' per caso. Per caso perché doveva essere un viaggio solamente per una partita di pallacanestro, un viaggio prenotato da mesi e si è trasformato quasi casualmente in qualcosa di diverso. Abbiamo parlato con la gente di Bruxelles, con immigrati italiani che vivono qui da 30 anni, con giornalisti locali, abbiamo cercato di capire cosa veramente stia succedendo e soprattutto come la gente sta vivendo questo momento in cui Bruxelles sembra essere al centro del mondo. Domani sulla provincia di Varese troverete due pagine dedicate a questo nostro breve ma intenso viaggio. Due pagine in cui non avremo la pretesa di spiegare i massimi sistemi, ma semplicemente di riportarvi quello che da semplici giornalisti abbiamo visto. Vi diamo appuntamento domani in edicola. Grazie. Domani.